Samuele Papi, sembravate morti dopo gara 1, sembravate quasi morti dopo il primo set, si può dire che non siete mai morti invece. Ah no, quando si perdono dei set non è che siamo morti noi, è che l'avversario ci mette in grossa difficoltà. Non ci dimentichiamo che stiamo giocando con una squadra formidabile, fatta da dei campioni straordinari, quindi quando ti mettono pressione in battuta, a muro e difesa, fai fatica anche a venirne fuori. Non è che siamo morti, è che loro ti mettono proprio in difficoltà. E questo stesso, sembravano morti loro il terzo set, quando noi con la nostra battuta abbiamo vinto a 16, cioè nessuna delle due squadre è morta, è che ci sono dei momenti che la battuta va talmente bene che fanno dei vuoti ed è difficile anche riprendersi con tutta la buona volontà che uno ci mette, ma a volte c'è talmente tanto merito dell'avversario nel primo set e del nostro nel terzo. Voi siete riusciti a riprendervi in svantaggio 8-1 nel quarto set. Sì, beh, il quarto set abbiamo fatto un mezzo miracolo. Innanzitutto, avanti 2-1 non bisogna partire 8-1, perché sì, loro hanno fatto delle buone cose, però all'inizio è stato più un demerito nostro. E io sinceramente l'avevo dato quasi per perso, ecco, perché 8-1 recuperare a Trento, però pian pianino sono stati lì cocciuti, difesa, una battuta di qua di là. Abbiamo fatto un mezzo miracolo, se avessimo perso il quarto male andava meglio, nel senso, in teoria, se avessimo perso il quarto rimonta, non so come sarebbe andato a finire il tie break, però siamo contenti e ripartiamo dalla prossima. La prossima partita, che partita ti aspetti? Ma la prossima battuta, come ho detto già tante volte, dipende da come battono loro e da come battiamo noi, ormai è così, cioè è inutile stare a... Loro a Trento in gara 1 ci hanno massacrato in battuta e non ne siamo venuti fuori. Se dovessero battere un malino come oggi, però ne dubito perché sono nel loro campo, ce la giochiamo. Noi speriamo di battere un pochino meglio a Trento. Samuele, la componente nervosa, quel cartellino rosso del Mati vi ha un po' svegliato forse? Ma no, ma ci stava delle proteste. Io ti dico sinceramente, ogni tanto anche troppe proteste non è che mi piacciono molto, cioè nel senso sia da una parte che dall'altra, perché forse sarò diventato più tranquillo io, gli arbitri sbagliano, però magari sì, una mano ce l'ha data, perché comunque in quel momento secondo me avevamo ragione noi, però non è solo quello, è tutta la squadra che è cresciuta.